Non andate via prima della fine perché dopo inauguriamo la mostra che c'è giù di materiali burattini e altri materiali di Vino Pozzo, e facendo una piccola illustrazione sarà Francesca e anche Marco, forse, non lo so, penso di sì, a spiegarvi un po' di cose. E allora lascio la parola all'assessore, ringrazio molto di essere qui presente. Quello che ci tengo a dire appunto è che il Comune di Verona, negli spazi della sua biblioteca, ha un vero e proprio tesoro, questo patrimonio che grazie a tante persone è riuscito ad arrivare vivo e vitale fino a noi. Però appunto merita degli spazi che permettano di cogliere qual era i grandi valori che vengono racchiusi in quelle tele, pazzi in quella storia. E quindi sono 100 anni di cui possiamo appunto avere una memoria ancora così, così viva. Non capita sempre, in questo caso grazie insomma alla quotidianità, l'impegno di diverse persone è accaduto. E a noi quindi quello di capire come poter trovare gli spazi fisici e poi anche culturali quindi per poterlo mantenere, per poter sostenere chi lo ha fatto fino ad oggi. Quindi in realtà questo è un tema aperto su cui non abbiamo ancora tutte le risposte, se non il fatto che appunto l'impegno a continuare a lavorarci. Quindi questo centenario, queste manifestazioni, questo calendario oggi sono un po' l'occasione per prenderci un impegno anche collettivo, perché penso che poi su queste cose l'impegno è da tutte le parti. In questo caso appunto pubblico, attori, registi e studiosi sono tutti coinvolti nel capire come insieme possiamo farlo vivere almeno altri 100 anni. E siamo felicissimi di incontrare in questa amministrazione che forse anche, come dire, le prerogative per capire ancora di più di quelle prese nel loro contesto precedenti, il valore culturale di quello che abbiamo, di quello che facciamo. Quindi anche da parte nostra un ringraziamento ai due assessorati, alla cultura e alle biblioteche, è veramente grosso. Lo festeggiamo oggi, festeggiamo il centenario della nascita della fondazione della compagnia di Vino Pozzo, del Teatro Mondo Piccino, che appunto è stato fondato nel 1923. Il Teatro Mondo Piccino esiste ancora, cioè non esistono solo i materiali, non è archeologia quella che stiamo conservando, stiamo curando, stiamo classificando e studiando. È qualcosa di ancora vivo grazie soprattutto a Marco Campedelli che è il nuovo direttore di questa compagnia ed è allievo di Lino Pozzo e quindi ne mantiene viva l'arte e fa sì che questi burattini e altri materiali ancora sono utilizzati per diventare spettacolo, per diventare arte, per diventare vita. I burattini, voi siete stanchi di sentirmelo ripetere, ma i burattini non sono stato. Fare un museo di burattini a me piacerebbe molto, non vorrà mai dire trovare dei burattini appesi lì. I burattini, se sono appesi, stanno dormendo, aspettano qualcuno che li svegli. Il senso di conservare i burattini è il fatto che i burattini sono potenzialmente sempre pronti a tornare in vita. Per questa occasione già noi abbiamo sospeso per qualche anno, ma abbiamo già fatto, proprio in questo periodo, nel periodo di dicembre, tra novembre e dicembre, alcune piccole rassegne. Quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa di più. Anche qualche piccola mostra qui, ecco un'altra persona che è da ringraziare sicuramente, è l'allora direttore della biblioteca Alberto Raise, che ha molto sostenuto il progetto, la presenza
del materiale di corso in biblioteca e anche la sua visibilità, la sua messa a disposizione per essere normalmente visibile. Da un paio d'anni abbiamo anche la collaborazione del Teatro Nuovo, che gestisce dal punto di vista organizzativo quest'anno tutto il nostro piccolo progetto e che ospita due degli spettacoli figurativi che sono in programma. Uno che si è già svolto, l'altro il 21 dicembre, se non ricordo male, con un grande burattinaio veneto che è Gigio Brunello, che già l'anno scorso ci aveva regalato uno spettacolo molto bello, sarà di nuovo presente. Poi ci sarà anche un sabato uno spettacolo qui in Biblioteca Civica, grazie a Antonio Fucresato, che fa parte anche lui, ecco di Antonio, anche lui dentro del Teatro Mondo Piccino. Quindi un ringraziamento davvero al Teatro Nuovo, un ringraziamento al Comune, alla Biblioteca e un grosso ringraziamento a chi ha lavorato per rendere possibile la mostra e un po' tutta l'organizzazione, in particolare a Francesca Cecconi, che sono orgoglioso di dire che è una mia allieva, che è diventata nel tempo è partita studiando Nino Pozzo, ma è diventata veramente una esperta di spessore, di vero spessore del teatro di figura in generale, soprattutto quelli curativi, ma non solo. E poi Marco Campedelli, che sempre con passione, con amore, partecipa alle occasioni importanti per ricordare Nino Pozzo. Ma appunto, ricordare Nino Pozzo vuol dire anche in questo caso non avere nostalgia di quello che è stato, ma vedere chi ha raccolto l'arte, il messaggio, la poesia di Nino Pozzo, sia direttamente Marco Campedelli, Antonio Fucresato, sia gli altri maestri burattinai, rappresentanti anche di tradizioni un po' diverse da quelle che rappresentava Nino Pozzo. Nino Pozzo era veronese, ma grazie soprattutto al rapporto con Campo Galliani guardava particolarmente alla tradizione emiliana. Ma la pianura padana è stata, soprattutto nell'Ottocento e nella prima parte del Novecento, un luogo straordinario di fioritura dell'arte dei burattini. È una storia che è ancora da studiare, da fare, una storia molto bella e molto importante. E quindi oggi vogliamo festeggiare Nino Pozzo parlando con i burattinai e facendo in modo che i burattinai ci facciano vedere, vivere i loro burattini. Le tradizioni principali nel mondo del teatro di figura, soprattutto legate ai burattini, principalmente sono tre: la tradizione bergamasca, la tradizione napoletana e poi una tradizione che prende tutta l'Emilia, che è divisa tra la tradizione modenese e quella bolognese. La tradizione invece veneta, possiamo dire che è una tradizione molto più legata al mondo delle marionette e che ha però ottenuto una grande eredità a partire dal Novecento e quindi con figure come appunto Nino Pozzo e poi tutti gli eredi che ci sono stati nel Novecento. Cosa abbiamo pensato quindi oggi? Di fare una chiacchierata proprio su queste tradizioni. A brevissimo è arrivato adesso anche il terzo burattinaio che dialogherà con noi. Ho il piacere quindi di presentarvi subito alla mia sinistra Daniele Cortesi, della tradizione di burattini bergamasca. Benedetto Ravasio, altro importantissimo burattinaio appunto della tradizione, quindi andremo un po' a dialogare su questo maestro allievo, Marco Campedelli, allievo appunto di Nino Pozzo, e Riccardo Pazzaglia, della tradizione appunto bolognese. Con valigie, con burattini, allora parlo.
fatto di tanto, mentre magari tu puoi sistemarti, perché purtroppo lo sappiamo, i treni sono quello che sono, quindi anche l'imprevisto dell'ultimo momento, ma lo sappiamo che con i burattinai tutto si risolve sempre con un lieto fine. Partirei immediatamente a fare una domanda che rivolgo a tutti e tre, ma parto da Daniele. Qual è stato il momento in cui hai capito che questa era la professione che volevi fare, quando hai incontrato, qual è stato il momento in cui hai incontrato Benedetto Lavasio? Bella domanda. Anche perché è una storia particolare. Allora io facevo il bancario, guadagnavo un sacco di soldi, ma ero infelice, non era la mia professione, non era la mia strada. Per caso, passando in Piazza Vecchia su a Bergamo, città alta, ho sentito un travestio sotto il Palazzo della Ragione, sono andato a vedere e dopo 20 anni che non vedevo più spettacoli di burattini, sono rimasto scioccato di fronte a questo spettacolo. Quando ho visto questo genere di lavoro, ho detto questo è il lavoro che fa per me. E ho chiesto a fine dello spettacolo a burattinaio se mi avrebbe, se fosse stato disponibile a insegnarmi il mestiere, e un po' con un po' sì, un po' no, mi ha detto ma sì, prova a venire a casa. E io sono andato a casa sua a trovarlo e lì è scattata la magia, perché mi è stato schiacciare il tasto, il pulsante del campanello, che non era un campanello normale, ma era un cinguettio di uccelli. Entrando, aprendo la porta ed entrando, era come entrare in un altro mondo. E qui è partita questa mia professione. Il rapporto col maestro è stato un po' particolare, nel senso che da lui non ho imparato la scultura, l'ho imparata da un altro maestro, Natale Panaro, e la regia e l'animazione di Gabriele Mantegazza, che è una delle più grandi registe e animatrici del Teatro di Pupazzi, Topo Gisio, tanto per darvi un'idea, l'albero azzurro lo gestivano loro, lei era la regia, la regista e costruire gli oggetti da Natale Panaro. Per cui questo per me è stato il terzo maestro e quindi lui mi ha passato non la tecnica, ma mi ha passato la passione. E in buona sostanza, quando io preparavo uno spettacolo, andavo da lui, gli leggevo il testo e gli chiedevo come di fronte a queste tante situazioni Gioppino, che è l'eroe popolare bergamasco, avrebbe reagito. In questa maniera lui ne parlava come se fosse un amico suo dell'osteria, che quindi ne conosceva tutti gli aspetti anche psicologici. E di volta in volta, di spettacolo in spettacolo, ho aggiunto un personaggio all'altro, quindi prima Gioppino, poi Brighella che gli fa la spalla, poi l'Arlecchino col pantalone e via dicendo. Per me è stato come scoprire una seconda natura. Mi è stato molto facile tutto e quindi sono partito subito, mi sono licenziato e sono partito subito a fare il burattinaio, che era un mestiere allora praticamente che stava sparendo. L'ultimo interprete della tradizione bergamasca, e per bergamasca si intende lombarda, in attività era Benedetto Lavasio, l'ultimo. Grazie a lui questa tradizione dall'Ottocento è traghettata nel mio secolo, nel vostro secolo, che è il Novecento. E fortunatamente sono qua dal 79, quindi sono 44 anni che faccio e vivo di questo lavoro. Grazie, grazie a voi. Quindi la domanda direttamente a Riccardo e poi a Marco, anche voi come avete iniziato, qual è stata la scintilla e il rapporto con il vostro maestro? Allora, intanto grazie a tutti, sono riuscito ad arrivare dopo alcune scene fantoziane da Bologna, ma ce l'ho fatta, e
Volevo anche ringraziare Francesca Cecconi, l'Università, gli amici burattinai e colleghi, insomma, perché c'è bisogno di parlare di queste cose, sono molto contento che la sala sia nutrita. Allora, io rappresento la città di Bologna, che vanta come Bergamo un'antichissima tradizione. Bergamo, Napoli e Bologna sono le città più antiche per il burattino a guanto, che è quello che accomuna tutti noi. Io sono allievo di Demetrio Presini, burattinaio del Novecento, diciamo alter ego bolognese di Pozzo, di Ravasio, cioè personaggi che si sono dedicati con i loro burattini alla città. Ci sono tanti altri grandi maestri burattinai, validissimi, ma il lavoro che hanno fatto queste tre figure è un lavoro un po' diverso dagli altri burattinai. Soprattutto nella città di Bologna, anticamente i burattini dall'Ottocento in poi, con una rivoluzione burattinesca a discapito delle marionette di origine più nobile, le marionette quelle con i fili, i burattini si impongono nelle piazze cittadine, quindi da Cuccoli, da Filippo Cuccoli, di cui abbiamo festeggiato il compleanno lo scorso 2 dicembre, i burattini bolognesi vivono nelle piazze d'estate per lo più, e ci sono stati grandi capocomici, e l'ultimo a fare il teatro di piazza è stato appunto Demetrio Presini, mio maestro. I burattinai appunto si esibiscono ogni sera d'estate, mettendo la platea che viene contenuta nel teatrino, che viene detto baracca magazzino, e allestiscono spettacoli, ogni sera uno spettacolo diverso. Così succedeva nell'Ottocento, addirittura i Cuccoli lo facevano tutto l'anno 3 volte al giorno. Poi dopo, fra le 2 guerre mondiali, c'è stato un piccolo cambio di rotta, fino ad arrivare al boom economico e un po' l'aumento del traffico di automobili, che non permetteva più il recitare dei burattini nelle piazze come Piazza Trento Trieste, ex Borgo Aria, eccetera eccetera. Io, come dicevo prima, ho debuttato nel 1991, sono nato nel 79, da bambino, come tutti o gran parte dei bambini bolognesi, venivo accompagnato ai burattini, o i burattini entravano a scuola, e quindi ero appassionato già dall'età di 2 anni e mezzo. Io ricordo che la prima volta che mia mamma mi parlò di Babbo Natale, e lei scrisse la letterina, io le chiesi che volevo da Babbo Natale i burattini, che mia mamma sgranò 2 occhi e subito mi ricordo che disse: non lo so se al Polo Nord hanno i burattini, però scriviamo, vediamo cosa succede. Si vede che ero stato un bimbo bravo, perché i burattini sono arrivati. Poi ho conosciuto questa figura di questo burattinaio, il burattinaio di riferimento della città, quindi Demetrio Presini. E a dire la verità, più che nel vederlo all'opera, ho capito l'importanza di questi burattini, di questi personaggi, di questi eroi con la testa di legno che finché sei bambino risiedono in un mondo indefinito e indefinibile, e secondo me anche qui sta un po' nelle pieghe di questi misteri il segreto del nostro lavoro. Ho apprezzato, come spesso accade nella vita, i burattini e il burattinaio, che poi diventerà il mio maestro, in un momento di assenza, cioè in un momento in cui io entro nel teatro di Presini vuoto. È un teatro costruito per una fiera campionaria nel quartiere fieristico di Bologna. In quella serata i burattini classici erano a riposo, si esibiva una compagnia sperimentale, come si diceva negli anni 70 fino agli anni 80, quindi con i pupazzi che non erano le maschere classiche tradizionali. E ricordo ancora il quadrato del bocascena in cui si vede il cielo stellato dell'estate bolognese. E un brivido mi percorre anche ogni volta che lo racconto, e penso se mai potrò
non vorrò mai che nessun bambino veda un teatro disadorno di burattini, senza luci, senza scenografie, senza sipario. E credo che lì sia partito qualcosa dentro di me, sia scattata una scintilla, folgorato sulla via di Damasco, perché io vivo questa del burattinaio come una vera e propria vocazione, io mi sento burattinaio per vocazione, la mia missione è stato quello di riportare il burattino in auge in epoca moderna, coinvolgendo anche tutti gli altri colleghi, maestri più anziani, più giovani, tant'è che adesso siamo impegnati anche con un'academy per trasmettere i valori e le regole della tradizione alle nuove generazioni, e quindi è nato lì questa serata estiva, e poi dopo c'è stata la frequentazione, la bottega, sia per la scena che per l'impaglio. Sinteticamente, io, come dire, ho conosciuto il mio posto da bambino. Mia mamma era cuoca nella scuola materna di San Michele Extra, qui veniva lì e grazie a questo. E io dico un primo aspetto, quando i genitori credono nei bambini. Se i miei genitori erano genitori comuni, non avessero creduto che un bambino può realizzare un desiderio, non avrei mai incontrato. Perché poi loro mi hanno fatto incontrare, perché mi manca la cuoca che preparava da mangiare, diceva la dirigente, i budatinai, dai, che resta qua, che parla da mangiarmi, eccetera. È nato così. Io ho vissuto un dislivello notevole con mio maestro, nel senso, lui era del 1, io del 64, 63 anni di differenza, erano molti, no? Però devo dire che ho vissuto la magia di un bambino, perché a 12 anni lui mi disse, tu potresti diventare il mio discepolo, no? Ci sono due fotografie dove si vedono che eravamo lì, cui non è solo una proiezione, no? È un'esperienza. E devo dire che questo, come quando si fa il sogno di notte, fa vedere cose molto grandi, mitiche, no? Perché tutto diventa fantasioso. Poi manca la parte più critica, avrei desiderato conoscere il mio maestro da grande, da adulto, fai delle domande filosofiche sul perché, sul per come. Ho dovuto invece godermelo quando lui è morto a 82 anni, io avevo 18 anni. E 18 anni negli anni 80 eravamo un po' più crui di quelli di adesso, cioè eravamo meno esperti. Quindi questo per me, però c'era questo aspetto socratico, cioè era il maestro che sceglieva il discepolo. Insomma, tu potresti diventare il mio discepolo. Non era il discepolo che andava dal maestro, non è cambiato così, ma era lui che diceva, tu se vuoi puoi venire. E secondo me questo essere scelti, oltre che alimentare un terribile e insano egocentrismo, è terribile, e poi riesce forse a liberarsi in qualche modo con una lunga del problema di psicanalisi, però in realtà è vero che quando tu ti senti scelto da bambino lì c'è una specie di patto, un'alleanza incrollabile, questo è l'aspetto, no? Poi lui ti dava in mano gli obiettivi e diceva, dai, poi facevo scherzo, io avevo il mio personaggio principale era il pantalone, lui me lo sottraeva e mi faceva trovare il balanzone, dicevo, qua era un errore intelligente, perché erano i due vecchi della commedia, non metteva il vecchino obbligato, metteva l'altro vecchio, e lì si imparava. Io credo, e finisco, che all'origine di tutto questo c'era la compassione, guardate, lo sguardo. Il mio bruto diceva, vai per la strada, guarda la gente, immagina cosa fa, che il personaggio è, tanto io guardavo quello che vuoi. E quindi secondo me all'origine di questo è lo sguardo, lui mi ha insegnato a guardare le cose, e da allora io poi ho continuato, non è stata la mia unica vocazione effettivamente, però devo dire, non lo dico mai, che quando io chiesi al vescovo di diventare prete tanti anni fa, messi nella lettera ufficiale, io l'ho nato con i curatini, se posso continuare a farlo, bene, altrimenti mi ritiro. E ricordo che lui dice, beh va bene, poi per i problemi molto più grandi con i vescovi successivi. Però al di là di questo, ecco, e devo dire che, concludo, che dopo i maestri sono i maestri, non ce n'è, lui è il maestro per me. Guardate, finisco, la definizione che dà Don Milani del maestro,
Dicesi maestro colui che non prova nessun interesse culturale quando è solo. Io credo che sia questo anche il maestro Burattinaio, oltre che altri. Però poi i maestri si sono trovati, perché Otello Sarzi è stato un altro maestro incontrato nel tempo, Maria Signorelli, eccetera, eccetera, Marco Scacchetti, Pino Carollo, Antonio Fuffisato, tutti sono stati maestri in qualche modo, una certa parte. Quindi il maestro c'è una radice, ma poi i maestri sono tutti quelli che incontri e da cui puoi imparare qualcosa. Grazie a tutti e tre per queste riflessioni molto interessanti. Effettivamente da tutti e tre è emerso che avete avuto una scintilla, ma poi avete anche preso anche da altre persone che avete incontrato, che vi hanno dato tanto. Siccome però mentre parlavate io lo vedevo che muovevate sempre le mani, quindi è come se aveste in mano un burattino, come se lo voleste indossare, vi chiederei, dato che avete messo qua un po' di attrezzi del mestiere, anzi attori dormienti, come ha detto prima il professor Pasqualicchio, vi chiederei se ci presentate un po' le vostre tradizioni, magari utilizzando proprio i vostri burattini, e soprattutto vi chiederei questo: ogni burattinaio di solito ha un burattino che sente molto come suo alter ego, come suo personaggio di riferimento. Se ci potete dire un po' chi è il vostro e quando, ecco, lo avete scelto come vostro alter ego. Bella scelta. È un po' i burattini, soprattutto se vengono scolpiti direttamente, personalmente, sono un po' come i figli. Io non sono mai riuscito a vendere uno spettacolo, a vendere un burattino. Cioè, ho amici, eccetera, eccetera, che mi pressano da anni, ma non riesco a darli. Comunque, quindi non so dirti. Diciamo che Giopino è il personaggio che interpreto in tutti gli spettacoli, quindi è quello che conosco meglio sotto il punto di vista di qualsiasi situazione, quindi aspetto psicologico o altro. Prima però di imbracciare, di inforcare del Giopino, vi volevo mostrare questi tre soggetti, perché la tradizione bergamasca si differenzia grosso modo da tutte le altre per la dimensione delle teste. Cioè, nel nostro territorio il teatro dei burattini aveva una platea di pubblico talmente ampia che anche quelli in fondo volevano vedere bene il personaggio, per cui con la famiglia Gotti, che era una famiglia di scultori e di artisti oltre che burattinai, alla fine del 1800 ingrandiscono le teste fino ad arrivare a queste dimensioni. Essendo teste molto grandi, molto pesanti, ecco, ho portato un'altra testa, che tra l'altro questa è di quelle alleggerite, perché questo scultore le svuotava e quindi le alleggeriva, e quindi erano molto ricercati i burattini del Rissolino. Per poterle muovere, siccome il burattino si muove in questo modo, l'indice deve reggere la testa del burattino, quindi un'ora di spettacolo con un peso del genere può arrivare anche a quelli più grossi, al chilo e mezzo solo alla testa, è praticamente impossibile. Allora si chiama la tecnica alla bergamasca, cioè si prende un pezzo di legno, questo qui è originale, gli ho messo un po' di carta per poterlo incastrare, viene incastrato nel collo, in questo modo io imbraccio il burattino in questo modo, con le tre dita e praticamente il polso reggo il peso del burattino, e il pollice e l'indice serve per il movimento delle mani. Il peso è elevato e non solo, ma il polso non coincide con la vita del burattino, e quindi anche per alleviare il peso, e considerato che si sfruttava soprattutto visivamente, come linguaggio visivo, la testa del burattino, le baracche erano un po' più alte rispetto al burattinaio, in modo che il burattinaio si appoggiava e del burattino si vedeva praticamente dalle manine in su.
E quindi il movimento tipico era questo, quello di muovere e dare, schiaffeggiare in bocca scena. Questo non sarebbe proprio adatto perché è un re, quindi non ha questi movimenti. Dovrebbe, tolgo qua, infilo. Ho provato questo qui, mannaggia, non l'avevo provato. Allora, esce praticamente a questa altezza e quindi questo movimento diventa più facile. L'unico a essere mosso con l'indice infilato è Gioppino, quindi un movimento tipico è questo. Perché? Perché ogni volta che io abbasso la testa, mi si, come sta succedendo adesso, mi si sfila e quindi io devo andare a recuperarlo. Quindi in questo modo io posso infilare, stringere le dita e recuperarlo. Oh, quanta gente! Buonasera. Esatto. Anche per gli animali sono anche molto pesanti, sono pesantissimi, sono. Le donne anziane, le streghe, le popolane sono mosse a guanto generalmente, mentre le donne giovani e carine vengono mosse a bastone, cioè anziché avere la mano infilata dentro hanno un bastone infilato nel collo, si mette un altro bastone in traverso su questa croce, si imbottiva il busto femminile oppure si scolpiva un vero e proprio busto, magari anche coi seni, i capezzoli, magari in una scena di pazzia il personaggio poteva anche scoprirsi e quindi aveva un grande successo nel pubblico maschile dei tempi. E quindi quelle pesavano l'ira di Dio e venivano mosse con una rotazione, le braccia erano appese praticamente così verso il basso e il movimento in questo senso gli dava una rotazione. Degli animali si privilegia principalmente il movimento della bocca. Io qui ho portato degli animali si privilegia principalmente il movimento della bocca. Io qui ho portato questo lupo che è straordinario, è di fine 800 anche questo, come questo probabilmente, magari anche inizio 900, però la mano entra in questo modo e con tutto il movimento è dato dal polso. Se io ve lo messo in mano e sentite il peso, cioè qui si regge 5 minuti, non di più, dovete trovare una posizione di recupero. Per cui diciamo che dopo il secondo dopoguerra, quando praticamente arriva la televisione, il cinema e quindi i burattinai perdono anche il pubblico, Benedetto Ravasio inizia come burattinaio subito al 40, 45, comincia un momentino prima, dopo l'8 settembre, si improvvisa un po' così, ma poi lui lavora con una muta di burattini acquistata da un prete che erano appartenuti a un burattinaio veneto. Il Miscol, non si sa bene chi sia questo Miscol, comunque aveva una dimensione più o meno di questa misura, più o meno come quella di Emiliano, che poi vedrete. E questo permette di avere una proporzione maggiore su tutta la figura del personaggio. Poi, essendo più leggera, può essere alzata e quindi esce dalla bocca scena a questa altezza. Quindi ho tutto il corpo. E a questo punto io posso quindi alzarlo tutto proprio al limite della mia testa. E ecco qui il mio personaggio che ha tutto il movimento della vita, la testa, le mani. Santa Magnesia, Firgativa, Santa Pulenta, Bruschilino, ma dove siamo qui qua? I Marisa Garuda, buono,
Ecco, vedete tutto il movimento è dato sempre dall'indice e dal polso. All'interno del teatrino, la tradizione, così come l'ho presa io, prevede l'allineamento delle braccia e da quel punto, una volta alzato il burattino, praticamente il braccio non viene più mosso. Si muove solo il polso, l'indice e le dita. Se io devo allontanarmi un po' di più un burattino dall'altro, sollevo la spalla in modo tale che mantengo l'allineamento dell'altezza. Quindi è un lavoro molto faticoso, perché oltre a stare in questa posizione bisogna tenere la testa in su, perché va guardato ogni burattino, ogni gesto che compie. Quindi noi ad esempio i burattini intergalattici non leggono mai i copioni, cioè all'interno del centro dei burattini è rarissimo, praticamente solo i milanesi, i burattinai milanesi di tradizione bergamasca o qualche bresciano che all'interno della baracca avevano anche il leggio per poter leggere le storie. Quindi si imparavano tutte le memorie. Io le storie me le sono scritte tutte io, seguendo naturalmente la tecnica narrativa delle fiabe e delle commedie, perché il repertorio è cambiato tutto, con l'arrivo della televisione abbiamo perso il pubblico degli adulti, ci siamo ritrovati solo un pubblico di bambini. Io negli anni 90, quando ho cominciato io alla fine degli anni 80, sono nel 79 ho iniziato, mamma mia, mi facevo più giorni. Nel 79, quindi avevo un pubblico solo di bambini, mi ricordo i primi spettacoli li facevamo sempre di pomeriggio, magari sotto il sole, in postacci, per cui il lavoro diverso rispetto ai nostri maestri è stato quello non solo di recuperare tutti gli aspetti di questo lavoro particolare, bellissimo, perché poi nella vita, se possiate dire, ho sempre fatto il burattinaio, mai il burattino. Medaglia. E non solo questo, ma oltre che fare lo spettacolo, proporre lo spettacolo, vendere lo spettacolo, c'è stato un lavoro grossissimo di educazione, di rivalutazione, di riscoperta, di valorizzazione di questo lavoro. Quindi convincere gli organizzatori a spostare l'orario dal pomeriggio alla sera. Alla sera venivano anche mamma e papà e con loro grande sorpresa si divertivano più loro dei bambini. E quindi abbiamo cambiato di nuovo il pubblico, e questo è stato fondamentale, perché grazie a questo poi anche le autorità pubbliche hanno cominciato a darci un po' più credito e quindi a poter darci la possibilità di organizzare manifestazioni, rassegne e tutto il resto. Quando è morto Benedetto D'Orazio, nella Bergamasca non esisteva nessuna rassegna dedicata al teatro dei burattini. Alla sua morte a me toccava, come era il burattinaio più prestigioso, 20-30 spettacoli in Piazza Vecchia nel periodo estivo. Io ho rinunciato a quello, convincendo l'assessore a organizzare una rassegna nazionale per poter mettere a confronto tutte le varie tradizioni e aprirlo non solo ai burattini, ma anche alle marionette, ai pupi e successivamente anche alla commedia dell'arte, con la quale noi burattinai abbiamo e probabilmente siamo gli ultimi interpreti, perché siamo autori, attori, registi, contemporaneamente vi adattiamo il testo a seconda del pubblico, a seconda della reazione del pubblico, a seconda, insomma, di quel che va fatto. Grazie Daniele. No, ce lo dici, poi faccio la passo la parola loro, perché secondo me vanno a casa senza sapere grave. Allora, il personaggio più famoso della Bergamasca e il suo simbolo della genia nobile era Del Colleoni, che in realtà si chiamava Coglioni, erano i famosi tre attributi, quindi alla tomba
in città alta, in Piazza Vecchia, dove c'è la tomba, come si chiama? La cappella, dove è sepolto, lo stemma dei Colleoni è lì, bello evidente, ed è lucidissimo perché porta fortuna sconfinata. Gioppino, il bozzo, ha due ghiandole, si è diviso in due, e lui ne ha addirittura tre perché è il contrattare popolare del Colleoni. E a fine spettacolo, ancora oggi, le nonne portano i nipoti e li incitano, dai, una bella sconfinata ai bozzi, dai, che porta fortuna. Quindi vengo lì e danno la grattatina ai bozzi. Grazie. Passo la parola quindi a Riccardo. Allora, mi riallaccio a quello che diceva Daniele Cortesi, due elementi importanti, il pubblico e la, come dire, tutto quello che è rimasto della commedia dell'arte. Lo troviamo nel Teatro dei Burattini, tra l'altro Bologna, che è stata anche una città sotto il dominio dello Stato Pontificio, ha addirittura due repertori storici, uno più, tra virgolette, clericale da catechismo e uno più boccaccesco da osteria. Proprio in questi giorni ho creato un allestimento, una narrazione teatrale su Ugo Boncompagni, che è stato Papa Gregorio XIII, uno dei papi bolognesi, quello che ha cambiato il calendario. E perché dico questo? Perché la maschera principale del Teatro dei Burattini bolognesi viene dal 500, rappresenta un giureconsulto, un dottore in legge, ma ricorda molto anche nel costume e nell'abito un prelato. Il cappello, per esempio, ricorda molto quello del Don Basilio di Rossini, di Parisiello, di Montbrechet. Sono il dottore Balanzone, bombarde Canone, rappresentante dell'antica Università di Bologna. Bologna docet, Bologna la dotta e Bologna la grassa. E io che dottor sono in verità di subsequenza, a te vi dico che risa dal mal of Kent, Kermit, Rugnemper e me, Treningen e Nacre la schiera fleppa, passando il Tauro Balanzan, che fu anche dottor Graziano delle Cotiche, Spadastumolo, Pertesana, Balordo, Baloardo, dottor Lombardi, Scarpazzone, Bombarde, Canone, ma per tutti io sono l'esimio dottor Balanzone, conosciuto non solo negli immediati dintorni, ma anche nell'orbe terracqueo e lunatico, e vespere adesso rappresento l'enogastronomia alla cavaniera la molta bella, le sarta la più buona e anche la più bella. Assomiglia moltissimo alla versione, diciamo, utilizzata da Daniele dei Burattini per Gramaschi. Da noi non c'è mai stata, almeno da quello che sappiamo, bisogno di sostenere teste più grandi col bastone, ma venivano utilizzati i bastoni con delle specie di lancette basculanti, insomma, delle piccole cantinelle, dei pezzi di legno, insomma, dei supporti, dei bracci, per i personaggi che comunque entravano con questo sistema dalle quinte per le scene molto popolate in mancanza di burattinai, per cui anche pochi burattinai potevano riempire la sala e di volta in volta l'addetto muoveva alcuni ferrettini che pendevano dalle braccia, dalle mani di uno o dell'altro. Anche noi, ma come tutte le tradizioni antiche, le donne giovani sono portate con il busto, giovani o di ceto elevato, mentre invece le vecchie sono mosse come gli uomini, proprio perché la voce della strega o della vecchia anticamente era appannaggio non di un burattinaio uomo qualsiasi, ma del capocomico. Io ho recuperato il personaggio di Pulidoro Beccafichi,
che si trova nella biblioteca dell'Artiginaggio, un carteggio di cuccoli, appunto, che fa risalire questa figura addirittura nell'alto medioevo bolognese, anche segnale del femminismo. Io l'ho recuperata da qualche anno, è diventato un po' il mio alter ego femminile e si presenta più o meno così. Buonasera, molto tornato poi per di voi preso, sono arrivata da Bologna in fretta e furia. Io dovete sapere che sono felice perché domani finalmente, dopo che ho pagato un alto riscatto, incontrerò di nuovo la mia dentiera. Perché c'era il dentista che sono tanti giorni, però adesso c'è una legge pulitora che ho compiuto 102 anni, mi sono avanzate solo due cose di buono. Uno è la memoria e l'altro non me lo ricordo più. Personaggi. Ma io voglio solo dire che Pozzo è stato un personaggio da questo punto di vista un po', come dire, ha avuto una storia rituale, nel senso Veneto, nato in Piazza Cittadella, però allievo di Campogalliani, allora era il grande maestro tra 800 e 900, e quindi ha portato a Verona la tradizione del fagiolino e Sandrone, che tutti i bambini veronesi, basta guardare la mostra fatta insomma a Verona anni fa nel 2000, tantissimo riconosciuti, andavano a vedere, ecco. Però Pozzo, accanto a questo, letteralmente Brighella, Marchechino, Pantalone, quindi ecco, metteva insieme la tradizione veneta con quella del suo maestro. Secondo me, io credo che abbia anche un valore culturale, che in epoca di populismo e quant'altro, o di identitarismi, una buona e sana, diciamo, mescolamento di situazioni e di culture è più che importante anche educativamente. Io però devo dire che, pur essendo cresciuto a questa scuola, mi sono sempre più riappropriato di quelli che erano i personaggi a me più vicini, cioè quei clienti, e quindi Arlecchino, Brighella e Pantaloni in particolare. E in questo caso li vedete giù quelli di Pozzo, alcuni sono di Campogalliani nella mostra, quindi, ecco. Però questi qua sono fatti da un amico, Paolo di Treviso, della Pissoni, li ho fatti fare piccoli sul modello della mano, proprio aderenti alla mano, sono come assomigliano alle quartiere napoletane, però nelle maschere venete. Se volete vi faccio sentire una cosa, ecco, che onore a sangue a posto. Da Bologna, è venuto qui. Allora, le chi? Vediamo se è e chi mi ha fatto la Charlie Chino vestito è sono qua, sì, sono qua dai miti che ma guarda ti sicura che io ti sei figlia mi sei come gli uomini che si sono infilati da soli, ecco. Alle Chino, come mai c'è freddo in biblioteca? Perché non si può fare tutte e due le cose, bisogna conservare la cultura e va conservata, bisogna stare al freddo, anche capito, anche l'intelligenza. Se uno allora avanti, lo sai che dicono che noi burattini non siamo all'altezza? Come? Dico, siamo all'altezza? Sì che siamo all'altezza. Fai il discorso serio sul teatro. Per esempio, Grotowski, bravo, in casa di sti nomi polacchi, eh? Come quei film che tutti vanno a vedere, nessuno capisce niente, ma a livello culturale che sa, eh? Un altro, Stanislavski, bravo, Stanislavski. Allora, e allora, e fammi vedere questa cosa fatta. Entra nel personaggio, va bene, devi infilarti dentro, un momento, aspetta, arrivo, come dice Stanislavski, ti devi infilarti nel personaggio, sei una roba psicologica, e lo so appunto, cosa stai facendo, sto pensando che parte tra, dai su, non hai studiato il mestiere di attore, dai, e come fa che dico, aspetta, sto entrando nel personaggio, Stanislavski, bravo, ecco qua, vai avanti, bravo, bravo, i medesimi, sei psicologico, ma cosa dice? Ma non si va più avanti, non si va più fuori. E allora cosa ne fino? C'è un problema. Perché? Perché Stanislavski ha detto come si entra in un personaggio, ma non come si viene fuori. E allora stiamo qua, ma dai di culo, forza di fuori. Grazie.
grazie a tutti e tre per queste vostre suggestioni. Purtroppo quando ci si diverte il tempo scorre rapidamente e quindi vi faccio un'ultima domanda per tutti e tre, non è tanto una domanda, vi chiederei di indossare i vostri volantini e salutare tutti e tre insieme al nostro pubblico, poi ci dirigeremo di sotto e inauguriamo la mostra, se vi va, ovviamente. Allora io faccio anche il curatinaio e non l'attore, perché quando recito sono nascosto alla vista degli spettatori. Allora, improvvisare adesso sempre una fatica immane, veramente, diversamente da voi due che invece vi trovate a vostro agio. Io voi fare tutti insieme, magari improvvisare per me diventa senza sogno. Nonostante sia passato più di 40 anni. Un saluto al vostro pubblico che è stato con noi oggi per questa serata, insomma in onore del ricordo di Pozzo. Vi ho messo in crisi, oddio, mi sono messo in gratinare. Posso dire una cosa, a me che sono arrivato adesso caldo da Bologna, me stasera avrei bandevo di andare a bere un bicchierino insieme ad Arietino e insieme a Giopino, che sono dei vecchi amici di vecchia data, e adesso la pensa a te. Poi io sono arrivato adesso, ma se si deve sbevazzare io ci sono sempre. Bene, l'ho dato sempre sia al Sintio Belt dell'osteria. Domandaci venga il sacerdote qual è il santo patrono dell'osteria. Ma lo sanno tutti, è San Giovese. Scusi. Un applauso. Ciao, Arlecchino, ascoltami, guarda la sete qua. Allora, facciamo così. Guarda se ti trovi uno che ti interessa. Allora guarda, ti dico una cosa, che cosa fanno i burattinai? Cosa fanno i burattinai? I burattinai alimentano, cosa alimentano i burattinai? La cosa, di che? No, l'immaginazione, capito? L'immaginazione, e l'immaginazione c'è una forza politica, anche se siamo in braghe di tela, ma abbiamo l'immaginazione, noi altri possiamo cambiare il mondo, hai capito? Ho capito, e adesso guarda, ancora il buono, va, via.